Allora, il nostro istituto quest'anno, come negli anni scorsi, ha istituito il centro sportivo scolastico, diretto da me e la professoressa Papa Nirvana. Dunque, quest'anno abbiamo avuto anche l'apporto del collega Vincenzo Mastrangelo, che ha sostituito la professoressa Falcone Meligeni in coscienza. Sono diversi anni che l'istituto si presenta vincente alle fasi provinciali e di conseguenza accede alle regionali. In questo caso una regionale di Corsa Campestre che si è svolta nella cornice di Villa Margherita, Cutro, nei pressi dell'aeroporto di Sant'Anna, dove i nostri due atleti, Salvatore ed Antonio Misisca De Santis, hanno gareggiato con dei buoni risultati e sono stati medagliati alla finale regionale. Finale regionale organizzata dal Provveditorato agli Studi, dall'USR Calabria, dalla FIDAL e dall'ATP di Crotone. Erano presenti anche i coordinatori provinciali, presente anche il coordinatore regionale. E la cornice era veramente meravigliosa perché era Villa Margherita, quindi veramente molto bella. E all'interno è stata anche allestita una mostra inerente alle arti figurative del periodo greco, per cui Crotone è da un po' di anni che si sta ripresentando proprio in questa vecchia cornice della Crotone antica e dei giochi ellenici, che poi sono quelli che hanno portato sempre avanti lo spirito dello sport, del fair play e dell'assenza di guerre nel periodo olimpionico. Dunque questo istituto scolastico che quest'anno si è ulteriormente ingrandito con primaria e infanzia ha una particolarità rispetto agli altri istituti, che è quello di questa meravigliosa palestra. Infatti io l'ho scelto, ho scelto di insegnare qui proprio perché mi dava l'opportunità con l'ambiente e anche con le attrezzature di poter praticare tutti i vari sport ai quali io sono anche affezionata e che ho anche praticato negli anni. Questa palestra dà l'opportunità a tutti quanti i frequentanti dell'istituto di poter allargare le proprie conoscenze motorie, sia a livello sportivo che a livello agonistico che a livello espressivo. Infatti qui si pratica, oltre ai vari tipi di sport, dalla corsa campestre, alla pallavolo, al calcio, femminile e maschile sempre, anche la danza, un'attività che ci vede impegnati quest'anno in particolare anche al palazzetto Brillia in occasione delle partite della Corigliano Volley, con società con la quale abbiamo un rapporto intenso anche di scambi. È piaciuto molto fare questa campestre perché è piaciuto correre come ho fatto pure nel Margherita dove siamo andati, e è piaciuto un bel posto che c'erano tanti alberi e è piaciuto molto. Sono stato contento di portare la mia città a correre, che insieme a tanti ragazze e tutta la regione Calabria. L'attività sportiva scolastica è indispensabile. Bisogna iniziare nella scuola perché la scuola istruisce, educa. Quindi bisogna educare i ragazzi all'attività motoria e anche all'attività agonistica, ecco perché i giochi sportivi studenteschi sono molto validi. Io stessa, nella mia esperienza scolastica, ho iniziato nella scuola, e per cui si comincia un percorso e si acquisisce un habitus motorio che poi si porta avanti negli anni ed è quello che poi ti permette, di interagire nelle tue attività quotidiane. È naturale che sia l'alimentazione che lo sport sono purtroppo delle attività che alle volte sono un po' esageratamente agonistiche e dovrebbero essere maggiormente diffuse come pratica quotidiana, sia a livello igienico appunto che a livello alimentare che a livello salutistico, potremmo dire. Quindi secondo me la cosa più importante è questa.